Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Il giovedì, martedì e sabato. Cioè, martedì e giovedì volevo fare Minecraft, ma Minecraft non mi parte, quindi lo impazziamo con Harry Potter. Avevo detto che che avrei fatto il prigione di Azkaban, ma non l'ho trovato, e quindi faremo Lego Harry Potter per GBA. Scusate. Sto usando l'emulatore, ovviamente. L'emulatore è molto famoso e stranamente non si come si dice? E stranamente non lagga. Che di solito laggava a me alcuni giochi. Oh, oddio! Siamo il video, vai! Silente! Ok, si può incominciare già a giocare. Allora, con il mouse. Ah, ok, possiamo muoverci sia con il mouse che con questo. Io muoverò con questi che mi ci trovo meglio. Ok, non possiamo ancora fare nulla, ovviamente. Prendiamo tutte queste qui. Che bella la musichina! Con il frigo possiamo fare nulla? No. Con X, niente, Y, niente. Ok, dobbiamo toccare i personaggi con i lampi dorati. Quindi basta anche solo parlargli. No, bisogna toccarli. Oddio! Vabbè, scusate. Vernon ti ha chiesto di trovare due regali, cercali per la casa e torna a Vernon. Ok. Come si fa a uscire? Continua. Ah, ok, continua. Sarà meglio che trovi i miei regali, Harry. Va bene. Cos'è quello lì? Ah, forse è la mappa. Un nuovo personaggio. Allora, scusate, è la prima volta che gioco. E quindi. Ma chi è sto personaggio? Ah, R. Ok. Ok. Questa parte qui mi indica la. Ok. Scusate, non ho messo il cursore. Questa parte qui. Quindi non. Indica dove sta il regalo principalmente. Esatto. Chi è questo? Ah, ho trovato uno dei regali di Dudley, non farlo cadere. Ok, ora io piglio tutto. Come posso aprire qua? Vernon!
torniamo da lui e ora dammeli. Ok, mi sei completata. La posta dovrebbe essere già arrivata, vai a controllare. Ok, andiamo. Un po'. Sembra, non sembra il Vernon del film. Londra, stanno andando a Londra, come si suol dire nel film, no? Il paiolo magico! Ok, siamo al paiolo. Tommy Barista, che Dio mi benedica! Harry Potter! Harry, potresti farmi un favore? Alcuni miei clienti hanno chiesto di incontrarti. C'è qualche possibilità che tu faccia loro un saluto veloce? Va bene, andiamo. Ah, la mappa ovviamente tenterà a completare la roba. Intanto voglio prendere tutta la roba che posso. E poi vado a parlare con i tizi. Ah, meno male che sono solo tre. Vabbè, quelli però non. Anzi, posso prendere. Ah, bene. Tanto poi è sempre la stessa stanza, quindi. Ah, guarda, siamo già arrivati a 12.200 Lego. Non so come si chiamano questi qui Lego, ovviamente. Ci sono altri qui dietro al tizio. Ok, andiamo a parlare con lui. Bentornato, Harry! Bentornato! Come nel film! Bentornato, signor Potter, bentornato. Harry Potter, non puoi immaginare quanto sono contento di incontrarti. Harry, questo è il professor Raptor. Dov'è Hagrid? Vabbè. E poi questo tizio qua. Questo è. Doris Crockford, Harry Potter, non posso credere ai miei occhi. Ok, dovremmo ritornare. Ben fatto, Harry. Dovremmo andare adesso. Ah, ok. Ovviamente, come nel film, si apre la porta da dietro, no? Sono dei personaggi. Prossimo salvataggio. Ok. Toccando quel muro con il mio ombrello si aprirà un varco per Diagon Alley. Quindi, cambiamo in Hagrid. Dobbiamo toccare questo. Ok. Il muro diagonale. Guarda i mattoncini illuminare e ripeti. Ah, ok. Va bene. Ah, tutto qui. Ok. Oddio, che figo! È una figata. Oh. Benvenuto Harry a Diagon Alley. Dai un'occhiata in giro mentre aspettiamo che la Green Court apra. Ok. Io cambierei personaggio, ritornerei Harry. Si possono parlare anche con le persone? Non credo. Lì c'è un tizio che vuole parlare con noi. Lui. Poi te mi a prendere i miei topi, sono scappati. E come te li prendi i topi?
Aspettate, eh. Ah, ok, andando. Vabbè. Semplicemente prendendoli così. Ma perché? Sono tutti. Dovremmo riportare il proprietario del negozio di animali. Perché mai dovresti vendere topi? Io non lo comprerei. Ottimo lavoro. Ora dovremmo sistemare la gabbia. Ok. Hai. Cos'è quello? Ok, ecco un cappello magico dorato. Per ogni 10 che ne collezioni potete vedere. Ok, figo. Allora, da come ho capito, praticamente se ne raccogliamo 10 di questi cappelli, se ne raccogliamo 10, vabbè, se ne raccogliamo 10 ci daranno un progetto. Una statuina, credo, qualcosa del genere. Nella stanza di necessità, quindi dobbiamo andare a Hogwarts per vederli. Allora, ricordo che questo qui è Lego Harry Potter anni 1-4. Quindi quando sarà finito questo, incominceremo 5-7. Non vedo l'ora di vedere come è fatta la camera dei segreti. Il signor Potter ha la sua chiave? Oh. Ciao. Nella crociata. Oddio, ha fatto un disegno di una casa. Ok, abbiamo finito il primo stage. Abbiamo raccolto un cappello. Abbiamo sbloccato il Rubeus Hagrid. Niente. Abbiamo sbloccato gioco libero e Pit Drive. Continuiamo la storia, dai. Ok. Come si fa a salvare? Un po' start. Opzioni. Aspettate, eh. Ah, ok, guardate. Sì, io spero che mi abbia salvato, se no torno smoccolo. Allora, guardate. Siamo qui alla stanza di necessità a Hogwarts. Ho capito. Guardate che figo. Scendiamo giù. Chi sono loro? È un negozio, ok. Questo è Hagrid. Ah, ok, posso cambiare in Hagrid. Io credo che mi salvi automaticamente. Però, per esserne sicuro, scusate, vedete una cosa bruttissima. Dov'è? Ah, guardate, ha salvato da solo. Ok, guarda, salva da solo. Salva da solo. Oh, scusate. Ah! Salva da solo. Salva da solo, scusate per questa cosa lì. Vabbè, salva da solo. Io direi che potremmo fermarci qui per questo piccolo episodio.
e ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao!